Chiosco, passatempo, snack, piedinoteca, in Corso Europa 4B a Fontanelice. Ogni momento è buono, perché se qualcosa di sfizioso e gustoso vuoi mangiare, al chiosco passatempo devi andare. E per saziare la tua fame non hai che l'imbarazzo della scelta. Più di 50 tipi di piadine romagnole fritte, la specialità della casa. Panini caldi per tutti i gusti, maxi hamburger e hot dog. Piatti unici e insalate freschissime, tutto preparato al momento. E per finire in bellezza, una bella crepa alla Nutella, che prelibatezza! Chiosco Passatempo Snack Piadinoteca, in Corso Europa 4B a Fontanelice, aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 22, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 22, chiuso il martedì. Monica vi aspetta! Pavoncino Pub a Fontanelice in via Risorgimento numero 2. Accoglienza e divertimento sono queste le parole d'ordine del Pavoncino Pub di Fontanelice, dove puoi trascorrere una serata unica. Renzo vi aspetta tutti i giorni dalle ore 19 e alla domenica sera dalle 18, ricco buffet per tutti. Cocktail, musica e divertimento in un ambiente unico. Hashtag Bevi dal Pavo. Corso Mengoni Calzature. Corso Mengoni offre una vasta scelta di calzature, uomo, donna e bambino, borse e accessori. Tutto made in Italy con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Qui potrete trovare le migliori marche come IG&Co, Elvan Soft, Grunland con plantari estraibili, Caffè Noir, Tosca Blu, Bruno Premi, New Balance, Primigi, Melania, Replay e molto altro. Scarpe sportive, classiche, di tendenza, scarpe di qualità e comode. Chiara vi aspetta quindi in via Mengoni 19 a Fontanelice, Corso Mengoni Calzature. Burata Sinata, abbigliamento da 0 a 12 anni, a Casal Fiumanese in via Di Vittorio 2B. Scarica l'app di Burata Sinata sul tuo cellulare per essere sempre aggiornati sui nuovi arrivi in negozio. Tante promozioni esclusive riservate a te. In più, dal sito www.buratasinata.com hai la possibilità di acquistare comodamente da casa tua. La spedizione è gratuita e per tutto il mese di aprile il 20% di sconto sugli abiti da cerimonia. Dalle colline di Dozza, zona di eccellenza per la produzione del vino in Emilia-Romagna, l'azienda vitivinicola Conti Marco vi propone i suoi migliori prodotti della vendemmia. Sangiovese, Pignoletto, Trebbiano, Cagnina, Barbera, Albana e Albana Passito, disponibili sfusi o in bottiglia per la vostra tavola e per bar e ristoranti. L'azienda vitivinicola Conti Marco vi aspetta a Dozza, in via Ferraruola 14, con una promessa: non rimarrete delusi. Lunedì di Pasquetta a Fontanelice, sinonimo di sagra della Piefritta, giunta alla 62esima edizione. Cosa unica di questa sagra è la Corsa dei Somari che vedete qui con me. Siamo proprio al campo sportivo che oggi si chiama Asinodromo. Qui si sfideranno 8 rioni di Fontanelice in una bellissima gara. Ovviamente immancabile la Piefritta, che è la protagonista gastronomica di questa giornata. Siamo con Atto Sponti, sindaco ma anche operaio, vediamo dai guanti oggi. Sì, come tutti gli anni, io da quando ero bambino sono qui nella sagra della Piefritta, quindi collaboro sempre. Un po' più giovane della sagra? No, sono un po' più giovane, perché la sagra è nata nel 56, io sono nato nel 54, quindi siamo lì. Cresciuti insieme. Sì, 62 anni, la sagra 62 anni quest'anno.
e devo dire che come tutti gli anni quest'anno poi sia stato clemente il tempo. Il meteo è perfetto, non bello? Sì, perfetto il meteo, quindi tutto che sta andando veramente molto molto bene. Devo ringraziare tanto gli sponsor che aiutano alla manifestazione, ma soprattutto tutte le associazioni che collaborano. Avete visto Fiume di Vino, che è l'associazione Sagra Prefitta, perché ci vuole mantenere questa giornata è il simbolo di Fontanellice, la piedina fritta è il simbolo di Fontanellice, quindi la tradizione vogliamo mantenere. E l'unione fa la forza. Con tante novità quest'anno, Andrea Vasumi che presenta, i cavalli oltre agli altri. I cavalli, quindi tante novità, ci sono giovani che sono entrati nell'associazione, hanno portato qualcosa della loro vitalità, quindi mi fa veramente molto molto piacere. Vediamo che arrivano sul nastro trasportatore, tradizione ma anche tecnologia, però bisogna anche mangiare, no? Tu quanti ne hai mangiate oggi? Ma due o tre. Così rimani in forza? Sì, sempre per sentire come viene. Ma due o tre in tutto o due o tre ogni 10 minuti? No, in tutto. Non so mica se ci crediamo. Ah, ciò allora, non lo so. Giovane volontaria, ti chiedo quante piadine vanno per ogni busta? 4-5 piezzi, dipende da grandezza. Quindi circa 4-5, questo è il tuo compito, fai anche altro? No, questo è il mio compito, al massimo per le altre feste vado ad aiutare a vendere i sacchetti alla gente, però questo è il mio compito. Da quanti anni è che sei volontaria? 6-7 anni, da quando avevo 12 anni. Giovane ma veterana? Sì, dai. Abbastanza, cioè tra i giovani sono la veterana. Quindi buon lavoro. Sì, grazie. In diretta un voto sulla piefritta di quest'anno? Beh, direi 10. Beh, insomma, il sorriso mentre, ormai è finito. Ormai ho finito, per cui direi 10. Da dove venite? Da Imola. Prima volta o siete degli abituati? Sì, la prima volta. Ah, quindi dovete ancora vedere la corsa? Dobbiamo ancora cominciare, siamo arrivati adesso. Beh, quindi buon divertimento. Grazie. Giovani, oggi qui a Fontanellice, No. Di Castel San Pietro Terme. Beh, quindi insomma venite anche dall'Emilia, possiamo dire. Assolutamente sì. Prima volta? Allora, che io mi ricordi sì, però a quanto dicono i genitori non è la prima volta. Vabbè, bisogna rinfrescare la memoria. Assolutamente. E mangiare tante più fritte. Certo, infatti direi che siamo abbastanza carichi. Inconfondibile la divisa blu del nostro presidente, come sta andando quest'anno? Benissimo. Abbiamo un mucchio di giovani, sono contentissimo. Infatti quest'anno vediamo come sempre, ma ancora di più, i giovani, quindi la tradizione sta andando avanti. No, speriamo bene, che si impegnino di più sempre. Ecco. Ecco, a livello logistico ci vuole tanto impegno, tanti giorni prima per... Ci vuole tanta pazienza e dei matti per continuare. Ma noi un po' matti lo siamo, quindi... No, siamo già matti, però ti fanno impazzire ancora di più. Però alla fine il divertimento ripaga gli sforzi. Ho capito, però guardi che i ragazzi, i giovani, quando si trovano di fronte a fare tante firme, con tanti impegni, con tante responsabilità, ti mandano a quel paese, sì, con poche parole. Una sagra ormai giunta alla 62esima edizione, quindi conosciuta non solo in zona, anche fuori. Infatti la gente viene un po' da tutta Italia, possiamo dire. Possiamo dire sì, in tutta Italia, noi abbiamo visto della gente che veniva da Trento, da Verona, da,
cioè nella Romagna su in alto, Emilia Romagna, giù verso il mare non molti, però... Beh, comunque richiamare gente perfino da Trento non è da tutto. Ecco, erano camperisti, cioè gente che aveva letto che qui su internet che c'era una sagra, si sono fermati, sono rimasti contenti, eccoci. Anche perché la corsa dei sommari, insomma, è una cosa un po' unica. A Imola c'era c'erano le macchine, l'autodromo, altrove sono i cavalli, ma i sommari li abbiamo solo noi. Noi abbiamo la Formula 1 dei sommari. Novità di quest'anno al campo sportivo che oggi si chiama Asinodromo, Andrea Vasumi. Io che non sono bravo come te, parto con una battuta scontata, il re dei somari a presentare i somari. Cosa ci fa un asino a presentare i somari? Me lo sono chiesto anch'io, quando mi hanno chiamato ho detto ma secondo me mi stanno prendendo in giro. No, non lo so, sono venuto volentierissimo, è una situazione meravigliosa, a parte la giornata anche splendida. Perfetto. Fontanelli c'è piena di turisti e di gente, è la prima volta che lo faccio ma mi sto già divertendo molto. Beh, quindi dopo faremo un bilancio alla fine ma sicuramente ci sarà dei divertirsi. Beh sì, ma c'è già vedere i fantini dei somari che sono carichi come non so che cosa. Ho visto che hanno fatto rifornimento più volte nei bar, quindi secondo me ci divertiremo molto stasera. Oggi si fa l'alcol test al contrario, se non si ha un minimo non si va. Bene, speriamo allora. Può farlo anche il presentatore? Beh certo, qua c'è libertà. Bene, allora ciao ragazzi, io vado. No. Semaforo verde, partiti! Partiti è un'altra cosa. Partiti... Allora, dovrebbero essere almeno uno dei fantini a bordo, cioè. È in vantaggio il numero 5 per il quartiere Parioli, Giuliano. Almeno uno deve essere a bordo. In ultima posizione San Giovanni con Bingo, che ha detto io vado con calma adesso, non è che potete rompere le scatole. Siamo con un veterano, oggi vestito da Bart Simpson. Giusto? Oggi sì, ormai ho finito i travestimenti, non so più come vestirmi. Anche perché se era naturale questo colore giallo c'era da preoccupare. Sì, un po'. Cioè, è una brutta malattia era, però proviamo a fare quello. Quindi che siamo carichi per la gara oggi? Speriamo bene di riuscire anche quest'anno a portare a casa almeno una coppa come l'anno scorso. Poi quindi l'anno scorso hai vinto te? No, non ho vinto, sono arrivato a podio ma non ho vabbè. E quindi oggi bisogna provare a vincere almeno, primo posto almeno, proviamo. Il primo posto, miriamo come tutti al primo posto, l'undicesima volta che corri, quindi ormai saprai molti trucchi. No, purtroppo ogni somaro è esatto, tutto culo, il somaro se non va non va e quindi l'importante è far divertire la gente che è qua. Tanta fatica oggi, non pensiamo che domani si va a lavorare. Perché... Purtroppo bisogna pensarci, però va bene, l'importante è far divertire la gente che è qui, poi ci pensiamo domani al resto. Spalti tra l'altro pienissimi, in 11 anni penso che non sempre li hai visti così pieni. No, non sempre, anni che c'era la neve, pioggia, quest'anno fortunatamente c'è bel tempo, quindi speriamo che mantenga e speriamo anche negli anni a venire che sia così, che continui a venire l'affluenza di gente come oggi. Buon divertimento. Altrettanto. Thank you.
Ciao mamma. Una festa internazionale, siamo con, come si chiama lei, dall'Arabia Saudita? Giusto? Andim, e sono con mio compagno al bar. Andim al bar, esatto. Al bar, queste cose qui. Esatto, che è là, poco più distante. Questi magnati sauditi del mondo del petrolio, pronti a investire economicamente sulla saga della Befrit. Esatto, infatti corriamo con il nostro somaro, che è costato un sacco di soldi, si chiama Patrol. Petrolio. Quindi rimaniamo in tema. Esatto, e vedremo di vincere questa gara in ogni caso con i soldi o con la fortuna. Ma comunque no, io la faccio da Homer Simpson, non si vede? Anche. Certo, certo. Però un po' di birra in più sarebbe male. Un po' di birra in più, ne bevo già abbastanza di birra. Puoi durare a bere così tanto? Oggi anche il vino con la pia fritta va giù tutto. Ho fatto una trattativa. Oggi ho bevuto. Sarei lieto di condividere. Ecco, chi è? Al signore, mi consente un saluto. Volevo salutare lo sceicco che... Ecco, vediamo in diretta un incontro importantissimo di diplomazia e di scambi economici. Allora, lei è il body? No, io sono l'imbecille del giorno. Comunque, cioè, allora, guarda, c'è Berlusconi che fa dei contratti con lo sceicco che si fa esplodere sotto alle bombe. Attenzione, quindi andiamo via, evacuiamo. Non, evacuiamo in che senso? Evacuiamo che andiamo via, non che caghiamo. Anche i somari stanno evacuando. Parecchio. Beh, concimano il campo sportivo, diciamo la verità, hai fatto tutto per concimare grazie. Vieni Emanuele, lui è Emanuele, il cantiere di Fontana. Comune Fontanellice. Si vede dalla divisa. Dalla divisa molto. Fatti vedere. Comune di Fontanellice, guarda, da notare. Ottimo, qual è il tuo ruolo nel comune? Ah, io ho spazio. Ah, quindi lavoro, perché c'è chi dice che no, dipendente no, comunale. Noi lavoriamo, non si scherza. Guadagnano i soldi onestamente. Onestamente, spazzando. Usiamo in mezzo al comune, facciamo tutto, noi ci occupiamo del comune. Quindi scopare tutto l'anno. Tutto l'anno. L'altro sceicco che vogliamo intervistare, esatto. Questi sceicchi molto ricchi che vengono a investire risorse nella Valle del Sant'Erno. Noi speriamo di rivalutare la Valle del Sant'Erno con i somari, sponsorizzando con i nostri soldi. Quindi i soldi non gli compreranno la vittoria. No, attenzione. Di che rione sei? Rione Celtic, dall'Irlanda. Cioè, qui Arabia Saudita, Irlanda, siamo multietnici. Sì. Rione San Giovanni e vinceremo. È una corsa internazionale. Noi, diciamo, per me, voi qua perdete, poi lo prendete anche nel sedere perché non trovate neanche il petrolio. Qua. No. Invece con le nostre finanze riusciremo a vincere. Un messaggio importantissimo all'umanità. Salviamo la gnocca, è importante. È fondamentale. Fondamentale. Tu corri oggi? Per la prima volta. Ah, quindi sei... Avete preso l'uomo giusto. L'uomo giusto, perché rione corri? Non lo so, me l'hanno detto. Penso che è Foglione, tipo. No, decidi dopo e ti metti con quello che vince, no? Esatto, possiamo... ci prendiamo a collo, tanto, alla fine. Ok, quindi buona gara. Grazie. Siamo con Antimi Adriano, un po' quello che gestisce la corsa di Somari. Sì, diciamo che è più di 35 anni che sono nella Pia Fritta, è 15 anni che organizzo la corsa di Somari, quindi ne abbiamo viste di tutti i tipi, di bianche e cotte, quindi, però lo spettacolo va avanti e finché viene la gente a seguirci noi cerchiamo di fare il nostro meglio. Giornata record, lo possiamo dire, perché era veramente pieno. Sì, con un tempo così la gente a Fontana non sbaglia mai, è una festa che è molto risentita, i giovani, anche non più giovani, si divertono, vengono tutti a trovarci, poi oltre alla corsa di Somari abbiamo la nostra tipica piedina che va un po' in tutta Italia ricercata. Quanto tempo dedicate alla preparazione degli animali e dei fantini? Per l'organizzazione il cartaceo ci vuole più di 2 mesi. Poi per preparare il campo sportivo, preparare gli animali, ci ho altri 3-4 giorni. Stamattina dalle 6 che lavoriamo finiremo verso le 9, le 10. Domattina alle 7 siamo qui a sgomberare tutto e rimettere in ordine tutto. Tanto impegno ma tanta soddisfazione. La nostra soddisfazione quando vedi la piazza piena,
le tribune piene e che tutto va bene e che la gente si diverte. Ultima domanda che molti chiedono: sono asini o somari? È una vostra scelta, noi li chiamiamo asini, però tra asini e somari non vedo tante differenze. Poi fate voi.